Bienvenidos a otro encuentro en nuestro Cartago, hoy recreando una escenografía por el aspecto de nuestro trabajo que a veces habíamos dejado un poco de lado en estos primeros meses del 2012, que era, yo digo el 2012 como si hubiéramos arrancado ayer, ya lleva 8 meses el 2012. Me refiero a la cuestión de los documentales, recrear todo ese material que nos llega a nuestro Cartago y que de alguna manera uno, en una especie también de cuello de embudo, trata de dar a conocer, sea alguna película, sea algún trabajo que tiene mucho que ver con lo que Cartago nosotros creemos tiene que representar hoy dentro de esta batalla de ideas constante que hay en los medios masivos regionales. Por lo menos sea esa nuestra humilde mirada. Hoy vamos a recrear dos de esos aspectos. Uno tiene que ver con Cuba y el caso de los 5 héroes cubanos que están presos en Estados Unidos. Y otro, con el que vamos a empezar hoy nuestro programa, tiene que ver con la mirada sobre el cuerpo de las mujeres a través de esto que nos rodea, este prisma que es la televisión. ¿Qué refleja la televisión respecto de las mujeres? ¿Vieron cuando ustedes están por ahí, si les gusta el automovilismo, cómo se ha incorporado, por ejemplo, la imagen de los culos de las mujeres ya como un detalle clásico de la escenografía del TC, por ejemplo? Tiene que haber motores rugiendo, manchas de aceite, lo enfervorizado y minas que en realidad están absolutamente prohibidas sus identidades. Son apenas mujeres enfundadas en calza y ya forma parte de esa iconografía, digamos, la mujer objeto. O en programas de televisión en los cuales incluso algunos tienen que ver con la política, las mujeres son como objetos decorativos que aparecen a un costadito. Bueno, esa imagen y ese trabajo está ejemplarmente complejizado por la realizadora italiana Lorella Zanardo. Lorella Zanardo, una empresaria de Milán, que empieza a observar el comportamiento dentro de la televisión estatal italiana con respecto al cuerpo de las mujeres. Y elabora un documental pequeño en su largometraje de 20 y pico de minutos que termina siendo una bomba. Y es el documental que nosotros hoy vamos a compartir con ustedes. El cuerpo de las mujeres, Il corpo delle donne, que tiene que ver con la mirada que refleja precisamente una especie de ausencia de identidad, pero bajo la mirada de todos los que están participando, inclusive de las mujeres, ¿no? Esa mirada pasiva del telespectador que termina completando ese pogromo berlusconiano donde las mujeres son peor que objetos, ni siquiera tienen identidad. Por eso ella hace un análisis muy bueno respecto a la cirugía estética, ¿no? Que en realidad es ser una marca de batalla, porque la mujer se la ha ganado, esa arruga, se tiene que limpiar. No puede haber mujeres maduras en la televisión hablando. Todo este complejo mecanismo de destrucción de las identidades, de la mujer objeto, obviamente en la cual el capitalismo también tiene que comerse esa carne para sobrevivir, en este magnífico documental que hace un montón queríamos mostrar y hoy tenemos esta posibilidad de compartirlo con ustedes. El cuerpo de las mujeres, una realización que pertenece a Lorella Zanardo y a Marco Malfi Cindemi, que es el realizador cinematográfico. Ejemplar para compartir y obviamente para debatir. Ho lavorato e sono sfinita. Non immaginavo così tanta fatica e così tanta noia. Adesso lo so che le immagini non sono solo immagini, sono comunicazione, memoria, sapere, educazione. Di certo non immaginavo che le immagini televisive fossero uno specchio così preciso per alcuni comportamenti. Ho cercato di vedere dentro quello specchio per vedere chi siamo e magari riuscire a modificarci se non ci piacciamo. Ho capito anche che gli specchi servono spesso a nascondere oltre che rivelare. Thank you.
Ricordo quando Marco mi diceva che la TV ha un potere incredibile. Pur parlando del reale, rappresentando il reale, riesce a dissimulare. La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta. Tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina. Vai, vai. Ecco, grazie. Vuoi andare, grazie. Volti ricondotti a maschere della chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne che ci rimandano un'idea di donna contraffatta, irreale. Allora sono sicura che la TV la puoi guardare, la puoi sopportare, ma solo pensando che è un grande circo. Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate? I volti e i corpi delle donne reali sono stati occultati. Al loro posto la proposizione ossessiva, volgare, manipolata di bocche, cosce, seni. Una rimozione e sostituzione con maschere e altri materiali. Dove sono finite le qualità del femminile nelle immagini che oggi dominano? Allora, belle e mute in TV sono così le donne che piacciono forse agli uomini. Un passo avanti, un passo indietro, una provocazione, ne parleremo con i nostri ospiti. Dopo anni di lotte e recriminazioni per eliminare dalla TV la valletta muta al fianco dei conduttori, ecco che sta tornando in auge la bella ma silenziosa dama di compagnia. Corsi e ricorsi storici. Non riusciamo a scorgere in TV una natura peculiare dell'essere femminile, un'identità nuova, originale, genuina, se non una in contrapposizione a quella maschile, a parte pochissimi casi su reti minori o in orari di bassa audience. La presenza della donna in TV è una presenza di quantità, raramente di qualità. Allora diciamo insieme, signore e signori, pubblicità. Signori, pubblicità. La donna proposta sembra accontentare e assecondare i presunti desideri maschili sotto ogni aspetto, abdicando completamente alla possibilità di essere l'altro. Tu sei uscita su vari giornali con tanti uomini. Fin quando lo fa l'uomo, lo sai, che esce con tante donne, quindi il mio fidanzato è sempre bene. Che mi potessero quando una donna si fa vedere con tanti uomini, viene definita invece un'altra cosa. Ridotta e autoridotta sia ad oggetto sessuale, impegnata in una gara contro il tempo che la costringe a deformazioni mostruose, costretta a cornice muta o assurta al ruolo di conduttrice di trasmissioni inutili, dove mai è richiesta la competenza. Grande campionessa! Quante medaglie? Di che tipo? Di che tipo, accomodati? Non lo so, benvenuta. Ben trovata, Roberta. Allora, tu sei, lo vediamo tutti, una bellissima ragazza. Avresti potuto fare una vita tranquilla, magari sposarti un principe, che ne so. 7 carciofi, succo di limone mezzo, cosa vuol dire succo mezzo di limone? Mezzo limone. Succo di mezzo limone, va bene? È come se la donna non riuscisse a guardarsi allo specchio, non accettando se stessa, la propria faccia, così com'è. Si parla di labbra. Di labbra. Oh, 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 oh. Labbra vere, labbra finte, cosa bisogna mettere, cosa fa male, cosa è utile. Allora, partiamo subito con le labbra, quelle là che uno ogni tanto vede che sono queste cose. Essere autentici probabilmente costituisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo, ma essere autentici richiede di saper riconoscere i nostri desideri ed i nostri bisogni più profondi. Dal mio punto di vista, credo che il vero problema delle donne sia non essere più in grado di riconoscere i propri bisogni e di conseguenza, com'è possibile essere autentiche? Poi comunque, Maria, la femminilità è altro, la seduzione ci sta, essere donna, essere femmina, profumare di femminilità è un'altra cosa. Parli proprio te di profumare di femminilità. Assolutamente guarda, sì. Mamma mia. Guarda tesoro, senti fra te e me, io sembro una bambola, tu dobbiamo parlarne. Non lo faccio per me, lo faccio per gli uomini italiani, ti tocca la doccia. Fare la doccia, prego. Vai Sara. Grazie alle nostre ragazze, vieni, grazie. Vieni. Vai Sara, vai con la doccia. Chiudete. Ti aiuto, vai! Oh, 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 yeah, yeah.
Silvia, su questo dimmi. Divano c'è una gara di davanzali. Guarda, che tu dovresti solo scomparire. No, Alfonso, lascia perdere, perché io ho chiesto alla sarta se aveva qualcosa per rinforzare, ma non c'è niente, non c'è la materia prima. Va bene, grazie. Parliamo d'altro, ragazzi, ok? Comunque vi guardo e sono felicissima per voi, cosa devo dire? Abbiamo introiettato il modello maschile così a lungo e così profondamente da non sapere più riconoscere cosa vogliamo veramente e cosa ci rende felici. Il gusto della seduzione. Voglio dire che ci guardiamo l'un l'altra con occhi maschili. Guardiamo i nostri seni, le nostre bocche, le nostre rughe, come pensiamo un uomo ci guarderebbe. Il modello corrente di bellezza non ci rappresenta ed è perlomeno strano che la pubblicità utilizzi immagini con riferimenti sessuali appetibili per i maschi per attrarre però pubblico femminile. Il gusto della seduzione. Sono sicura che senza questa pressione continua sul dover essere belle, secondo dei canoni che noi non abbiamo scelto, ci accetteremo molto di più per quel che siamo. E se è vero che i corpi dicono sempre qualcosa di più della lingua di chi vorrebbe dominarli, cosa ci stanno dicendo questi corpi? Vai, vai, forza! Forza, che manca poco! If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. Al Bagaglino, poche settimane dopo l'umiliante vicenda di Ballettopoli, Elisabetta Gregoraci avvalorava il suo ruolo umiliante avuto nello scandalo cantando La rumba del Lecca Lecca. E avevamo bisogno della valletta Sadomaso? C'era bisogno di una figura così carica di un erotismo per nulla solare che probabilmente impedisce che gli uomini che rientrano a quell'ora dal lavoro abbiano voglia di cambiare canale. Perché è accaduto? Forse un'ipotesi è perché è così che funziona il sistema. Questi sono i nostri modelli di riferimento. È così che funziona dall'alta moda alla politica, dallo sport alla musica pop fino alla medicina. Entrarne a far parte ti rende una donna forte, ti dà potere. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.